Ecco, adesso entro in campo io. Allora Rino, dunque, stiamo filmando, non c'è un operatore, quindi la macchina col cavalletto. Ti chiedo la gentilezza di darmi una brevissima spiegazione di che cosa è tutto questa vista, di quali sono le montagne, i paesi che noi vediamo, con una certa velocità mi inquadri un pochino. Grazie, adesso io torno dietro la camera perché... Perfettamente. Grazie, alzando la voce tantissimo. Va benissimo. Per cominciare, noi ci troviamo nel parco dei Monti Lucretili, regionale dei Monti Lucretili. Più alta la voce, Rino. Dove tutta la casa e tutta questa montagna ne fa parte, no? Di fronte abbiamo una frazione del comune di Pozzaglia, Montorio in Valle, con sullo sfondo il monte Navegna. In mezzo fra il paese, il Montorio e il monte Navegna, c'è il lago del Turano. Sullo sfondo vediamo il monte Nuria, vediamo tutto il complesso del Velino. Ecco, fammelo inquadrare. È completamente coperto di neve. Sullo sfondo c'è con l'Alto Sapino. Qui davanti abbiamo... Aspetta, rinquadro il velino. Ecco fatto, il velino, sì. Tutto il velino. Qui davanti abbiamo un monte che ci fa da quinta, è la montagna del Vivaro, oltre la quale c'è tutta la valle di Carsoli, quindi già siamo in Abruzzo. Sullo sfondo, dietro a questa montagna del Vivaro, c'è praticamente i piani di Arcinazzo, lì, la zona di Subiaco, sì. E sulla, spostandoci ancora un po' a destra, abbiamo Vallinfreda, dove c'è quella bella pineta che poi confina con Cineto Romano. Dietro c'è Anticoli Corrado e tutta questa valle, diciamo la valle dell'Aniene. Più ancora a destra abbiamo un'altra montagna. Quel paese, alza la voce che non sento, quel paese lì che io vedo a valle rispetto a noi. Non è a valle, quella è una fattoria. Ah, è una fattoria. È una fattoria. Sì. Mentre dopo Cineto, diciamo, qui abbiamo la cimata delle Serre. Dietro la cimata delle Serre si va verso Roma, verso Tivoli, veramente la valle di Tivoli. Che lì? Dove lì c'è Monte Guadagnolo, passa l'autostrada Roma-L'Aquila che passa qui a circa 18 km da questa zona. Tutto qui davanti è una riserva di caccia, perché siamo al confine fra il parco e la zona libera, una riserva di caccia comunale tutta vincolata. Questo bosco che sto vedendo inquadrando adesso, sì. Siamo qui davanti. Mm-hmm. Bene. Allora ti ringrazio di questa spiegazione e ci vediamo nell'occasione di una visita con i clienti. Perfetto. Una cosa che non c'entra con la vista, sotto qui c'è questo appartamentino che è stato... Sì, questo è un terrazzo pensile, diciamo. Sì. No? Un giardino pensile. Non è Babilonia, ma sotto c'è un locale di un'ottantina di metri quadrati da adibire a sala hobby. D'accordo, grazie Rino. Perfetto. Buongiorno Rino. Ah, Mister Gian. Sì, ti sto riprendendo. È un filmato un po' informale. Questa è una casa che tu hai costruito di cui hai diretto la costruzione. Adesso noi facciamo una veloce passeggiata perché non possiamo impegnare troppo tempo. Però io comincerei adesso. Iniziamo a camminare. Io faccio una breve panoramica, tanto poi penso faremo una parte riservata proprio alla vista, perché come stiamo per vedere adesso, la parte di maggiore rilevanza di questo immobile è questa doppia vista, c'è qui e anche al piano di sopra,
dove ogni camera da letto ha un terrazzo con vista, non è una cosa facile da trovare. Ecco, io faccio subito, anche se adesso abbiamo il sole in faccia e si vede poco, una panoramica di questo splendido terrazzo. La riprenderemo dopo. Questa è una prospettiva. Vogliamo, mi vuoi descrivere però con molta rapidità la tecnologia, i materiali che tu hai usato qui? Sì, qui la struttura è una struttura molto particolare perché è fatta in materiale di ultima generazione, coi bentato, eccetera, e poi l'uso della pietra, del cotto E a rivestimento. che è a Sì. rivestimento. La struttura è veramente solida perché è fatta con blocchetti cello-block a 7 camere d'aria, Alza la voce che ti più c'è sento. l'intonaco esterno a cappotto, poi dentro c'è l'isolante. Quindi rispetta la 273, la 373 in maniera esemplare. In più le rifiniture sono tutte fatte con materiali della tradizione. Le travi, il legno, sono tutte travi che provengono dal recupero, sono travi di soffitti del Settecento, le pianelle in cotto sono tutte autentiche, fatte a mano, sempre recuperate tra il Settecento e l'Ottocento. Poi abbiamo la pietra naturale, il cotto naturale fatto a mano e tutto Oh, poi tu sei laureato tutto all'Accademia delle Belle Arti, per cui insomma quello che dici lo dici con una con sorta ragione e di... con ragione di causa. Poi Esatto, sì. l'uso della pietra, l'uso del legno e del ferro usato anche, vedi questa scala per esempio, è fatta tutta col metodo antico senza un punto di saldatura, la ringhiera in ferro. L'uso Ribattuta, sì. ribattuta, con l'occhio abbottato, come si dice una volta, e tutti i materiali sono originali. Ecco, la cura quasi Ecco, sto inquadrando maniacale. questi travi, che sono bellissimi, sui Questi quali provengono poi da una hai... casa, da un casale di posta nell'Alto Aretino, ed erano. Qui c'è questo. Questo. Adesso sospendiamo un attimo la questione legata ai materiali e lasciami fare una panoramica sulle viste, perché poi questo salone, questa è una casa dalle tantissime viste, ecco, ha queste due viste che io sto inquadrando adesso, che sono quelle del salone, ma poi ce n'è una terza lì. Guarda qui, Eh? Sì. No, 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 ma aspetta. tanto No, siamo... voglio dire, È impresa diretta, sì, no, no, quello che tu no, no. vedi lì, quel forno uguale con tutti i materiali antichi di recupero, certo il forno è moderno, però poi è stato tutto rivestito con una Sì. struttura Oh, qui di adesso poi andiamo a vedere le materiale antico. camere sopra. Qui c'è la cucina e qui c'è siamo nell'orario in cui la luce dentro non arriva, arriva poco. Ecco, qui c'è una zona con camino di conversazione con un tavolo più formale per Un'altra veduta, vedi? sì, e anche qui un'altra bellissima veduta. Quindi sono tre bellissime vedute, eccola, che dà proprio sul nostro belvedere. Allora, Sì, un'altra chicca sono le vetrate, le porte più importanti sono tutte decorate con queste vetrate fatte a mano. sì. E Una fortuna perché la mia compagna di scuola aveva aperto una fabbrica e sono riuscito a far fare delle vetrate a delle mano. vetrate a mano che oggi hanno dei costi Oh. proibitivi. Adesso guardiamo un attimo, qui abbiamo il garage e un'altra zona che poi Sì, abbiamo il vedremo. garage, Vogliamo... l'ingresso diretto dal garage. Sì, che adesso vogliamo visitare adesso? No, perché è tutto. Vabbè, allora andiamo dalla zona della cucina, ci manca di vedere la cucina. Ecco, poi ti Vai, giusto vai, per tanto farti ti riprendo notare. Lino perché sennò non... se lo facciamo troppo... Sì. No, 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 formale, no, poi ecco sì. qui ritornano anche le finestre. Oh, quello è il tuo studio, ma io lo inquadrerei E invece. adesso poi ci andiamo, anche questo. La cucina, un'altra particolarità della cucina è che la Ceramica Treviso che ha prodotto questi mattoni, quando io ho cominciato a fare la cucina, ancora non erano in produzione, io glieli disegnavo e loro l'hanno messa in produzione, poi sono entrati nel commercio, ma perché sono? Ma li devi inquadrare però. Ci sto arrivando. Mi interessava che si capisse la cucina da dove parte.
Ecco, perché sono sedi dei particolari in cui non c'è una giunta, non c'è una Sì, nicchia di scontro. mi apri la porta dello studio? Qui, come dicevo, le finestre Sì, famose, eh? Poi qui c'è il mio studio lasciami che entrare. rileva parte della mia ex professione, adesso sono pensionato. Generale in pensione, quindi anche la giovane età, perché Puoi entrare beato pure te di qua, controcampo. che. Sì. Oh, io lo prenderei proprio da qui. Ecco, questo è lo studio con tutte le tue onorificenze. Di E poi vediamo qua. Un'altra dove vista. guarda, che è su questo, diciamo, tavolino esterno. Allora, Rino, eccoci qua. Sì, Saliamo andiamo al piano di al sopra. piano di sopra. Lo so, non è in ordine, ma già sta molto bene. Oh, io qui farei notare il fatto che tutte le camere hanno questo giardino fuori bellissimo. Terrazzo, sì. Le Sì, allora le camere sono tre, giusto? camere sono tre. Ecco, questo è il terrazzo del piano di sopra, che poi ci gireremo intorno, che affaccia qui sul grande. Giardino sotterraneo, Sì. sottostante. Allora, torniamo dentro. Oh, qui vedo tutte scuri, c'è tutto nuovo, tutto perfetto, eh? Tutta la parte, diciamo, Sì, è serramenti stato è tutto nuova. rimesso a posto, Sì. sì. Oh, c'è questo bagno. Questa è una chicca che era. Eh È sì, che è dedicato a questa stato camera. fatto, sì. Bagno esclusivo Con un oblò di una. di una nave. Questo proviene da Livorno. Questa è Porto di Livorno. una stanzetta per due, Naturalmente qua, ecco, sì, signorini, cassetti. che è destinata a due bambini, ma può essere fatta una camera matrimoniale volendo qui con. Sono due lettini, Sì. perché è concepita che una camera con due lettini e due camere matrimoniali. Qui abbiamo la camera degli ospiti, perché una casa fuori in campagna necessita. Però poi vedremo, c'è un appartamento che si può realizzare da dedicare agli ospiti. Questo è il bagno principale, il Sì, bagno questo padronale. è Ecco, se tu principale, se, questo se sono tutti ti vuoi un attimino così la posso inquadrare in una meglio. situazione. Sì. Ecco il bagno principale con la vasca da bagno Da qui bagno. Qui, che affaccia sul giardino il bagno. come ti dicevo, ecco, c'è quello sportello del quale si buttano i panni, eh? Ah, qui? Qui si Sì. buttano i panni qua sotto E va in e va in stireria. stireria. Qui Oh. c'è, vabbè, la scarpiera, vedi, no? Sì? Tutta Sì, questa scusa, sono dettagli che se però. attrezzati, tutti i cassetti, Abbiamo solo vedi? 3 minuti. Guarda, io finirei così perché abbiamo poco Poi tempo. abbiamo la camera Sì. nostra, E e questo è importante perché poi guarda che affaccio, ecco, se mi c'ha apri, un sì. affaccio, usciamo da qui. Non Questo solo c'ha questa finestra con è un vista. gioco sui tetti copiati da Roma, Sì. quindi l'ispirazione è venuta da Largo Argentina, da un amico che aveva una casa del genere, e questo è un corpo aggiunto successivamente alla costruzione della casa. Siccome mi sta esaurendo, diciamo, il Sì, tempo sì, sì, per. sì. Io quello che vorrei che tu spiegassi rapidamente, adesso che scendiamo di giù, vediamo questo giardino così, ecco. Ci sono dei lavori in corso per riparare l'impianto di irrigazione Che è che dobbiamo automatico. accendere. Avevamo detto che l'avremmo acceso, poi Sì, no, non l'abbiamo fatto. non l'abbiamo fatto, lo No, lo faremo. faremo. Se hai finito, poi non potrò più farlo. No, possiamo farlo ancora, poi ti spiego come. Allora. Beh, qui però sotto sta una condizione di Oh, adesso rischio. se tu mi indichi rapidamente, abbiamo solo 2 minuti, come questo locale dove si trova, ecco se Si trova scendi. qua sotto, che in questo momento, essendo costruire tutta la scala qua, c'è da completare già con i materiali messi, che però non ho potuto. E qua sotto. Quindi è la copertura del terrazzo. Praticamente queste sono quelle che chiamano le famose sala Hobby. giochi, sala hobby, Però diciamo uno può pure usarlo come casa degli ospiti, come se casa però degli dipende da come lo ospiti, vuole.
va finita e io ho intenzione di farla. Accatastato come magazzino? Accatastato mi pare sì, come magazzino. Sì. Però c'è la possibilità di col piano casa si possono fare tante cose. La metratura questa zona prevedeva una cubatura di 1300 metri cubi, ne ho costruiti 450. Quindi e quindi ci sarebbe spazio, questa possibilità. Sì, sì, sì. Per poter vabbè raggiungere. Allora, finiamo qui. Guarda di lì. Sì. Spiegami questo impianto di... Sì, questo è diviso in due settori, uh-huh. Chiaramente due settori sotto e due settori sopra, quattro settori. Anche sopra funziona? Sì, c'è il sistema automatico. Qui quando, adesso essendo autunno, lasciamo le foglie per terra perché devono dare uh-huh il senso della stagione. Però sono delle cose che si alzano da sole, no? Sì, impianto automatico di irrigazione. Ecco, adesso questo si è spento, adesso si apre il secondo settore, abbiamo uh-huh fatto vedere, ecco, poi primo settore, secondo settore. Puoi vederlo proprio nel nascere, eccolo lì. E questo è il secondo settore. In questo modo è tutto coperto. Vedi? Uh-huh. Guarda che bello effetto che fa là. La luce che... Uh-huh. E qui sto scogliendo anche l'occasione per rifare un'altra panoramica della vista, guarda che vista. E questo è la strada di accesso.